Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutto tech. Oggi, come avete letto dal titolo, Dyson ne ha tirata fuori una, ma veramente grossa. Se io vi dicessi queste più queste, beh, come me, penso che parecchi di voi direbbero ma cosa c'entrano le mascherine con un paio di cuffie? Adesso ve lo spiego. Tutta questa esperienza è stata compressa in queste cuffie con annessa mascherina e il nome è Zone, scritto Zone. Non ancora presenti in Italia, ma prossimamente, nei prossimi mesi, sicuramente arriveranno anche da noi, Dyson ha presentato delle cuffie con annessa una mascherina per il massimo isolamento acustico e non solo, anche quello dall'aria, o meglio, per la massima purificazione dell'aria, quindi un prodotto adatto soprattutto a chi vive in centri urbani. Le cuffie Dyson sono totalmente indipendenti dalla mascherina, basterà semplicemente appoggiarle e nel momento in cui il magnete sentirete il click partirà anche la mascherina. Ma delle cuffie del genere con annessa mascherina saranno veramente comode? E ci vorrà sicuramente del tempo poi per abituarsi ad avere una familiarità con questo prodotto. Leggendo vari dati tecnici su queste cuffie abbiamo un peso di 595 grammi, solo le cuffie. Se poi si collega anche la mascherina si arriva a 670 grammi. Più di mezzo chilo da avere in testa, questo sicuramente spaventerebbe molte persone, ma leggendo altri dati di chi le ha testate fisicamente, asserisce che non ci sono problemi grazie all'imbottitura del padiglione delle cuffie e all'archetto, che presentano un rivestimento che rende confortevole e distribuisce bene il peso sulla testa. Ma come si sentono queste cuffie? Perché comunque è noto che Dyson ha familiarità con tanti prodotti di altro tipo, ma non di certo per quanto riguarda il comparto audio. Ma avendoci lavorato 5 anni sicuramente avrà dato il meglio di sé, come abbiamo visto in tanti altri prodotti tipo aspirapolveri piuttosto che purificatori d'aria. Dai test risulta una qualità audio altissima, una copertura di tutte le frequenze senza alcuna distorsione, anche aumentando il volume di tanto. Questo è reso grazie anche a un'elaborazione del suono fino a 48.000 volte al secondo. La cancellazione del suono poi rende il tutto piacevole. La cancellazione del suono non serve solo ad isolarvi dai suoni esterni alle cuffie, quindi da ciò che vi circonda, ma anche dai motori nel momento in cui andate ad applicare la mascherina. Nel momento in cui inserite anche la mascherina, quindi la agganciate, al livello 1 non sentirete assolutamente nulla. Al secondo e al terzo livello sentirete qualcosa, ma grazie all'eliminazione del suono anche questo verrà attutito. Poi sono presenti 8 microfoni che percepiscono il suono e lo contrastano. Naturalmente, per quanto riguarda il comparto della mascherina, Dyson gioca in casa, ha sempre comunque prodotto purificatori d'aria, ma il problema grosso è stato miniaturizzare il tutto. Perché è vero che ha molteplici anni di esperienza in questo campo, ma riuscire a compattare quelli che sono dei purificatori veramente importanti in una mascherina che viene messa davanti alla bocca delle persone non è di certo stata una cosa facile per Dyson. Quindi hanno dovuto miniaturizzare tutta la tecnologia che di solito utilizzano nei loro depuratori e hanno sviluppato dei filtri caricati elettrostaticamente garantendo la cattura del 99% delle particelle fino a 0,1 micron. In più troviamo dei carboni attivi, filtri con potassio per catturare i gas acidi presenti soprattutto nelle città. Come dicevo prima, la maschera viene assicurata alle cuffie magneticamente. Nel momento in cui andrete ad inserirle e sentirete il clack, partiranno i motorini anche del depuratore e questo farà sì che abbiate sia l'audio sia la respirazione il più confortevole e pulita possibile. E adesso arriviamo alla nota dolente. Per avere tutta questa meraviglia tecnologica c'è da spendere un bel po' di soldi. Costano orientativamente tra gli 800 e i 900 euro. C'è da dare però merito a Dyson di aver intrapreso una sfida così importante perché oggi come oggi parecchie case molto blasonate nel comparto audio hanno creato veramente delle cuffie eccezionali e Dyson non è stata da meno, si è data il suo tempo, ha elaborato anche lei questa tecnologia all'interno delle cuffie garantendo il massimo della qualità. Ma ormai siamo abituati a prodotti un po' particolari Dyson, basti pensare quando è uscito il ventilatore che non aveva le pale interne, quindi a vista vedevamo solamente un buco e una cornice intorno, eppure funzionavano.
Quanti di noi sono stati scettici quando hanno visto quei prodotti? E il prezzo non è da meno, perché quando sono usciti avevano prezzi veramente importanti e parecchi giustamente si saranno domandati: ma perché devo spendere tutti questi soldi quando mi posso comprare un ventilatore? Beh, la scelta sull'acquistare o meno un prodotto è totalmente soggettiva. Se io voglio un prodotto innovativo e che mi dà qualcosa in più, posso anche spenderli, se ho la possibilità, 8, 900, 1000 euro per determinati prodotti. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Naturalmente non vi lascio qui sotto il link in descrizione perché non sono ancora uscite qui in Italia, ma non penso che verrà rilasciato lo stesso, perché sperando che rivedano un pochettino il prezzo, non so quante persone le acquisteranno questa tipologia di cuffie. E poi, obiettivamente, vorrei sapere da voi, come vi invitavo prima a scrivere qui sotto nei commenti, cosa ne pensate, e se aveste la possibilità di acquistarle, le acquistereste? Ritenete che questo prodotto che ha inventato Dyson sia un qualcosa di veramente funzionale e che abbia un futuro? Tenendo presente, ripeto, che c'è da apprezzare il coraggio nel lanciare un prodotto di questo tipo sul mercato. Bene ragazzi, il video si conclude qui. Questa è una delle tante novità che ho trovato su internet e che ho pensato, visto che era un ambito tecnologico, di presentarvi. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao!